Nell'inchiesta del video di oggi andremo ad esplorare gli allevamenti intensivi e il fabbisogno di cibo a livello mondiale. A te, Marco. Il fabbisogno di cibo a livello mondiale è un argomento complesso e in continua evoluzione, in quanto dipende da molti fattori come la crescita demografica, la disponibilità di risorse naturali, il livello di sviluppo economico e le abitudini alimentari. Secondo le stime delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere i 9,7 miliardi di persone entro il 2050, con un aumento della domanda di cibo del 70% rispetto ai livelli del 2005. Per soddisfare questa domanda sarà necessario un aumento della produzione alimentare globale, ma anche un miglioramento della distribuzione e dell'accesso di cibo, specialmente nei paesi in via di sviluppo. La cosa preoccupante negli ultimi anni è il fabbisogno di carne e pollame a livello mondiale, è in costante aumento, in quanto sempre più persone a livello globale stanno adottando una dieta ricca di proteine animali. Secondo le stime della FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la produzione mondiale di carne dovrebbe raggiungere i 498 milioni di tonnellate nel 2023, con una domanda di carne in aumento del 4% rispetto all'anno precedente. In particolare, i paesi in via di sviluppo stanno aumentando il consumo di carne e pollame a un ritmo più veloce rispetto ai paesi sviluppati, a causa della crescita economica e del miglioramento dello standard di vita. Questo aumento della domanda globale di carne e pollame ha portato quindi ad una maggiore intensificazione dell'allevamento, specialmente nelle grandi imprese di produzione di proteine animali, in cui gli animali vengono tenuti in spazi ristretti e alimentati con mangimi formulati per la crescita rapida. L'allevamento intensivo è una pratica agricola che consiste nell'allevare grandi quantità di animali in spazi ridotti al fine di massimizzare la produzione di carne, latte e uova. Ma questo tipo di allevamento è diventato popolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare negli Stati Uniti e in Europa occidentale, a causa della crescente domanda di prodotti animali e delle necessità di ridurre i costi di produzione. Negli anni 50 e 60 l'allevamento intensivo si è diffuso rapidamente grazie all'introduzione di tecnologie innovative come l'uso di mangimi concentrati e antibiotici per aumentare la crescita degli animali e prevenire le malattie. Ma in questo modo gli allevatori potevano produrre grandi quantità di carne, ma gli animali negli allevamenti intensivi spesso vivono in spazi ristretti e sovraffollati, privi di luce naturale e di accesso al pascolo. Il principale obiettivo sono la massimizzazione della produzione e la minimizzazione dei costi, il che significa che gli animali sono spesso considerati come unità produttive, piuttosto che come esseri senzienti dotati di bisogni naturali, latte e uova, in tempi più brevi e con meno rischi di malattie. L'allevamento intensivo ha anche portato ad una serie di problemi ambientali e di salute pubblica. La concentrazione di grandi quantità di animali in spazi ristretti può infatti provocare la diffusione di malattie e l'infezione di animali e persone. Inoltre, l'uso di antibiotici in grandi quantità può favorire lo sviluppo di batteri resistenti agli antibiotici stessi, creando un problema di salute pubblica. Questo fenomeno ha anche un impatto ambientale significativo, poiché produce grandi quantità di rifiuti animali che possono contaminare le acque sotterranee e superficiali, causare problemi di odore e contribuire al cambiamento climatico. Negli allevamenti intensivi gli animali sono mantenuti in spazi ridotti, spesso al chiuso per la maggior parte della loro vita. Ad esempio, le galline da allevamento possono essere confinate in gabbie così piccole da non permettere loro di aprire le ali o di fare passi significativi. I maiali possono essere mantenuti in recinti di cemento o metallo senza accesso all'aria aperta o alla terra, e le vacche da latte possono essere tenute in stalle su superfici dure senza possibilità di pascolare. Gli animali spesso non hanno la possibilità di esprimere comportamenti naturali come il pascolo, l'annidamento, il rifugio o il riposo in posti diversi. Inoltre, possono essere soggetti a procedure dolorose come la castrazione, la coda a pinza o il taglio del becco senza anestesia. Tutte queste condizioni possono causare problemi di salute, benessere degli animali come ferite, malattie, stress e comportamenti anomali. Inoltre, gli animali negli allevamenti intensivi possono essere sottoposti ad un ciclo di produzione prolungato, spesso attraverso l'uso di farmaci che può causare esaurimento eccessivo e la morte prematura. Per affrontare questi problemi ci sono molte iniziative in corso per promuovere pratiche agricole più sostenibili, come l'allevamento biologico e l'allevamento all'aperto, che promuovono il benessere dell'animale e riducono l'impatto ambientale dell'allevamento intensivo
Inoltre, la promozione di diete equilibrate e variegate, che includono anche fonti proteiche vegetali, può aiutare a ridurre la domanda globale di carne e pollame e a promuovere una dieta più sana e sostenibile. Ma in realtà questa soluzione in alcuni paesi del mondo non hanno ancora portato a nulla. Basta solo immaginare il nuovo allevamento intensivo aperto qualche mese fa in Cina, a un'ora di distanza da Wuhan. Un allevamento che di sostenibile ed etico ha ben poco, se non nulla. Un grattacielo di ben 26 piani, alto quanto la torre del Big Ben, in cui viene allevato un numero elevatissimo di maiali. Sembra la scena di un mondo post-apocalittico, una visione quasi orwelliana. Invece è una triste quanto poco etica realtà testimoniata in Cina. In grado di ospitare fino a 1,2 milioni di maiali con sistemi automatizzati per l'alimentazione e telecamere ad alta definizione per il monitoraggio degli animali. Secondo le loro testimonianze, questo sistema sarà in grado di isolare gli animali da malattie e virus e soprattutto di diventare la più grande fonte di proteina animale nello stato cinese. Purtroppo, ancora una volta, il sistema di trovare una soluzione a questo orrore è fallita. Il mondo più semplice per dare cibo al nostro mondo segna ancora una volta il fallimento di noi esseri umani alle prese con il nostro io. Ti ricordo di iscriverti al canale e di supportare il nostro progetto.